comunicato che siamo arrivati a 735.000 euro di incasso, il che rispetto all'anno scorso dà un incremento del 13 mostre che sono state organizzate con la collaborazione del comune e con l'arrivo di quel caterpillar di Vittorio Sgarbi sono state 13 e sono stati staccati, il sistema museo ci ha comunicato, 4.500 biglietti, quindi 4.500 biglietti accettati, poi le presenze forse sono state di più. Quello che ci risulta a noi, e poi verificheremo, ma come avete visto l'anno scorso, a un certo punto quando avremo chiuso tutte le cartelle, i conti, eccetera, ve li presenteremo qui a Spoleto, comunque ci risultano circa 30.000 presenze complessive. Anche qui c'è un incremento del 30% rispetto all'anno scorso, 30% è un terzo, quindi mi sembra importante. Sono provenienti gente che proviene da tutta Italia e anche dall'estero. Quest'anno, con l'aiuto sempre degli istituti di credito, abbiamo dato alcune borse di studio e abbiamo proposto una prima indagine sul pubblico con un questionario che è stato fatto e i risultati verranno resi noti quando avremo.